minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella grande chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per leggervi uno straccio di una lettera che Padre Pio scrisse nel luglio del 1916. Lui era nel convento di Sant'Anna, Foggia, e tra qualche giorno, proprio il 28 di luglio, sarà qui a San Giovanni Rotondo per la prima volta in quel lontano 1916. Ma cosa scrive dal convento di Sant'Anna al suo padre Agostino? In quanti palpiti vivo per voi, scrive, in questi tristissimi giorni, voi li potete misurare dall'affetto che il vostro figliuolo ha nutrito e nutre sempre per voi, che tanto vi interessate di lui, spirituale profitto. Ma come in questi giorni di prova ho sentito il mio povero cuore tanto sussulto per voi e per la vostra sorte, nonostante le ottime rassicurazioni che dall'alto si fanno sentire. Viva Dio che non lascia già mai senza conforto un'anima che in Lui spera e in Lui si abbandona. Padre mio, non passa un momento senza che il mio spirito non si sollevi sino a Dio per voi, affinché sano e pieno di meriti vi restituisca dall'affetto di chi a voi è unito in un amore tutto santo, tutto celeste. E qui Padre Pio, ecco, lo riprendiamo dall'epistolario numero 1 che raccoglie le lettere con i suoi padri spirituali, aggiunge: piace a Dio rabbreviare i giorni della prova, spunti al più presto il giorno del trionfo della divina giustizia, sia presto ristabilito il regno di Dio. Non vi angustiate per le anime a noi unite in un medesimo spirito. Gesù supplisce a tutto e opera meravigliosamente in tutte.